stasera in realtà parla in qualità di padrone di casa. Lello, vogliamo raccontare in breve la storia di questo locale che insomma ha segnato un po' quel percorso della pizza napoletana in questa città. Buonasera a tutti e grazie per essere venuti. E un ringraziamento particolare alla signora Laura Gambacorta che ci sta sempre vicino. Niente, sono Lello Surace, come diceva la signora, e gestiscono questa pizzeria Mattozzi. Non c'è molto da dire perché, diciamo così, anche il nome in se stesso è conosciuto un poco in tutto il mondo. La pizzeria più o meno, secondo gli ultimi sondaggi, nasce nel 1832 dall'ultimo libro di un fast show di editoriale ed è una pizzeria che non è gestita dai Mattozzi, bensì da nomi diversi, tipo Dalla Vecchia ed altri, che oggi attualmente non ci dicono proprio niente questi nomi. Però i Mattozzi subentrano nel 1900 più o meno, all'inizio del 1900, con una pizzeria di asporto e poi man mano si è dedicata a pizzeria interna. Anticamente questa pizzeria non si chiamava Mattozzi, ma bensì Le Stanze di Piazza Carità. Quindi era frequentata da gente, diciamo, per bene, conosciuta, filosofi, eccetera, eccetera. Ma a noi quello che interessa maggiormente è la nostra gestione. Io attualmente con mio figlio Paolo gestisco questa pizzeria. È più o meno dagli anni 50, alla fine degli anni 50, ed è la terza generazione. Mio padre, poi c'è stato io e mio fratello, Franco, e poi c'è stato Paolo, che è questo ragazzo qui. E spero che abbia, diciamo così, fortuna e si dedichi alla pizzeria come abbiamo fatto noi per tutti questi anni. Niente, vorrei essere molto breve perché più che parlare è meglio che mangiare e sentire questa pizza com'è, no? Quindi una cosa solo, perché siamo in un periodo elettorale, io vorrei fare una piccola riflessione. Nel 1950 un politico diciamo che era... No, guarda, dai, riesco a capire perché lui ha già capisce quello che io voglio dire. Un po' presto, diciamo. Nel 1950 si presenta alle elezioni amministrative ed è un fiscalista che si chiama Capozzi. Questo qui che cosa inventa di fare? Uno show, diciamo così, uno show sulla pizza napoletana e su stesso. E quindi che cosa fa? Tappezza tutto Napoli con dei manifesti. Volete la pizza? Votate Mattozzi, volete la casa, votate Capozzi. Grazie a tutti e buon appetito. Grazie a tutti. Questa è la quinta tappa di questo tour che ci porterà in giro un po' per tutta l'Italia. Siamo stati a Bologna 2 settimane fa e adesso siamo ritornati nella nostra Campania. Ogni volta, diciamo, alcuni di voi hanno già partecipato ad altre serate, ma per chi invece è alla prima tappa, insomma, raccontiamo in sintesi cosa accade. Ci sono praticamente 4 pizze di cui una della tradizione e 3 invece che richiamano i colori della bandiera del tricolore, quindi una pizza impostata sul rosso, un'altra in cui prevale il bianco e un'altra invece col verde, quindi tendenzialmente poi una vegetariana, un'ortolana. Di volta in volta ci accompagnano anche poi delle aziende che nel corso della serata poi presentiamo e che ci appunto raccontano più nel dettaglio i prodotti che poi andiamo ad assaggiare. Ma vorrei, ogni serata ha un tema, il tema di questa in particolare è la vera ricetta e in pratica adesso vi presenterò i 2 protagonisti, diciamo al forno e i protagonisti della serata che prepareranno le pizze che assaggeremo a breve. E poi dopo gli stessi si esibiranno in una preparazione di un impasto che quindi vi invito a seguire giusto per capire un po' meglio cosa accade prima che la pizza arrivi nel nostro piatto. Allora, Paolo Surace è stato già presentato adeguatamente da Papa Lello ed è anche lui padrone di casa. E poi c'è Francesco Cassiano che invece è un leccese che stasera è ospite nostro qui in Campania. E poi noi ricambieremo la cortesia perché verremo da te a giugno, c'è una delle tappe proprio prevista nella sua pizzeria di Checco Pizza in città.
inviterei anche o Massimo Di Porzio o Antonio Pace, chi Massimo Di Porzio, presidente vicario, giusto, dell'associazione, che ha il compito in tutte le tappe di illustrare un po' le caratteristiche che deve avere una pizza perché possa essere definita una vera pizza napoletana. Se avete fatto caso, al tavolo davanti a voi avete sempre un decalogo che è importante da seguire per riconoscere, appunto, per distinguere una vera pizza napoletana dalle tante brutte imitazioni che ci sono in giro. Approfitto, prima di passare la parola a Massimo, approfitto per salutare Spaghetti Italiani, che di solito ci segue in diretta, ma questa volta, insomma, per motivi tecnici ci segue in differita, insomma. Massimo, allora, appunto, uno dei motivi, degli obiettivi di questo tour è quello di spiegare come riconoscere in maniera certa, diciamo, una pizza di qualità, una pizza ovviamente napoletana, una vera pizza napoletana. Il decalogo è disponibile, ma vorrei che tu invece in sintesi comunque indicassi i punti fondamentali di questo decalogo. Sicuramente, noi abbiamo sintetizzato appunto un decalogo, 10 punti. In realtà la cosa importante da dire è che la pizza napoletana, prima che essere una ricetta e un prodotto, è un processo. Quindi, diciamo, passa attraverso una serie di fasi che vanno dall'impasto, che adesso loro tra poco faranno a mano, perché diciamo, per noi è importante iniziare a fare l'impasto a mano perché si ha il contatto, no? Cioè la pizza alla fine è molto un fatto di contatto, di tatto, per diversi, no? Tutto viene fatto con le mani, quindi l'impasto a mano serve proprio per capire la giusta umidità, la giusta consistenza dell'impasto e così via. Dopo questo impasto, che normalmente viene lasciato a lievitare, noi siamo pochissimo lievito, normalmente lievito di birra, ma anche, diciamo, il lievito naturale o il criscito va bene. Normalmente si usa il lievito di birra perché per lievitazioni brevi, come quella della pizza napoletana a temperatura ambiente, il lievito di birra fa bene, diciamo, il suo ruolo. Poi chiaramente c'è lo stadio, cioè questo impasto viene lasciato, vengono formati i panetti, poi questi panetti vengono messi nelle cassette e lasciate ancora per dalle 6 alle 10 ore, dipende un po' anche dalla temperatura esterna. Chiaramente rimane un prodotto artigianale e quindi variabile rispetto alla temperatura. Quando arriva nel piatto, come la riconosciamo? Quando arriva nel piatto, dopo la vedremo anche, diciamo, vi spiegherò quali sono le caratteristiche fondamentali. Sostanzialmente la dimensione della pizza negli ultimi anni si è andata un po' estendendo. Prima era molto più piccolina, adesso arriviamo ai 30-32 cm, diciamo, di diametro. Il cornicione deve essere alto perché l'aria che c'è all'interno dell'impasto, laddove non ci sono condimenti, chiaramente in cottura tende a gonfiarsi. Qui il cornicione non è fatto di pasta, ma è fatto di aria, di alveolatura, quindi deve essere vuoto all'interno. E inoltre chiaramente è importante che al centro molte volte c'è questo luogo comune che si dice che la pizza napoletana è alta. In realtà la pizza napoletana non è alta perché al centro è molto sottile, parliamo di 2 mm, dai 2 mm e mezzo ai 4 mm. E diciamo il cornicione racchiude al suo interno tutti questi ingredienti che poi variano. Perché questa raccontiamo un po' nel corso, esatto, della un'altra cosa importante è che non è solo margherita e marinara, ma ci sono tante altre pizze tradizionali, quindi questo in generale. La cottura è molto veloce, 60 secondi, diciamo dai 60 ai 90 secondi, è il prodotto del food che cuoce più velocemente e quindi questo garantisce, diciamo, l'alta digeribilità anche del prodotto, perché non ci sono grassi aggiunti all'interno dell'impasto e quindi oli buoni soprattutto. Tu sei... magari dopo stasera parliamo un po', esatto, di oli. Quindi questo, dopo magari quando arriverà la pizza vi faccio vedere giusto un paio di cose che sono importanti per prima di iniziarla a mangiare. Grazie. Grazie a te. Io direi, Antonio lo chiamiamo dopo. Io direi allora di iniziare, se siete pronti. Allora Lello, mentre voi lavorate, io e Lello raccontiamo un poco che cosa state combinando. Quindi come è noto si parte dall'acqua, giusto? Il primo riferimento è l'acqua. Dopodiché che accade, Lello? Allora, dopo aver versato l'acqua in questo recipiente, i ragazzi mettono il sale. Va bene, quindi metteranno, quanto sale ci metti? 50 grammi di sale e poi su 50 grammi di sale, su un litro di acqua ci va 1 kg e 800 di farina che loro metteranno piano piano a pioggerello. La quantità di farina è variabile. 1 kg e 800, variabile di pochissimo però,
di grammi, diciamo, non di più. E così inizia l'impasto. Dopo aver messo un poco di farina, loro ci mettono il lievito. Lievito di birra, che è uno dei migliori, diciamo, a parte il lievito madre, diciamo, noi. Quanto grammi di lievito ci metti? 3 grammi di lievito, quindi 3 grammi di lievito, diciamo, su 10 litri ci vanno 30 grammi di lievito. 30 grammi di lievito, 3 grammi in un litro, va bene? Questo qua lo sciogli, ecco qua, in questo momento sta sciogliendo. In questo momento stanno sciogliendo il lievito, che è una cosa importante, insieme a sale, acqua e farina. Poi man mano loro aggiungeranno della farina, un poco per volta. Qualcuno vuole sapere la ricetta, sta chiamando. Un poco per volta. La lavorazione in genere avviene in un giro di 20 minuti. Però facciamo in modo che l'impasto sia omogeneo e sia sciolto e non presenti delle bolline e cose del genere. Ecco qua, infatti lui con le mani, vedete, che poi anticamente si faceva sempre solo con la mattera e quindi c'era da lavorare, perché i pizzaioli non è che facevano un litro di acqua, ma bensì facevano 30-40 litri di acqua e quindi c'era veramente da lavorare. Oggi abbiamo tutti questi punti, da impastatrice, eccetera, eccetera. Posso dire una cosa? Sì. C'è ancora un associato che è famoso per il fatto che fa l'impasto a mano, a Franco Pepe, che tutti i giorni comunque l'impasto della tua pizzeria continua a farla a mano e rifiuta l'utilizzo dell'impastatrice, però insomma è una bella fatica sicuramente. Però noi diciamo questa cosa è importante, anche molto scenografica. È vero che anche che dagli studi che furono fatti nel 97, diciamo l'Università di Napoli poi ha dimostrato che comunque l'impastatrice ti dà anche una stabilità, una dorata più costante, no? Questa è anche importante. Un'omogeneità è una fibra, diciamo, un'elasticità che poi ti serve in fase di impasto. Sì, è una scelta, il fatto che il pizzaiolo faccia ancora con impasto a mano non è che sia una cosa, è una scelta, però noi abbiamo dei, diciamo così, dei macchinari che, come diceva Massimo, sono molto importanti. Abbiamo l'impastatrice, abbiamo 3 tipi di impastatrici che vanno molto bene: a forcella, a spirale e a braccio tufano. Allora, approfitto dell'arrivo di Antimo Caputo, che era previsto più tardi. Antimo, vieni, non fare il timido. E stiamo facendo l'impasto, tu penso che qualcosina di impasto capisci, visto che il molino, sei il titolare del molino Caputo, una delle farine tra l'altro più utilizzate un po' da tutti i pizzaioli. Stasera non voglio chiedere quale stai impiegando, ma ho buoni motivi per ritenere che sia quella di Antimo. Quindi Antimo, diciamo, che caratteristiche deve avere una farina per... Se ti vuoi spogliare giusto un secondo al volo... Ce la fai a parlare o ti vuoi... No, dico, quindi vabbè, le caratteristiche che deve avere una farina perfetta per la pizza, diciamo, perché ovviamente voi siete specializzati per i vari settori, cioè... panificazione, pasticceria e pizzeria, però ovviamente di volta in volta bisogna scegliere farine con caratteristiche diverse. Per una pizza buona che criteri si devono adottare? Sì, noi diciamo sempre che... Scusate. Favore di camera, grazie. Diciamo sì, buonasera a tutti, prima scusatemi l'intrusione, diciamo, veloce. E che non esiste una farina migliore possibile, ma esiste, come ben hai detto anche tu Laura e come Paolo sta facendo, una farina ideale rispetto all'utilizzo che ognuno ne fa. In pizzeria in modo particolare si lavora tantissimo sulla sensibilità del glutine, che è la cosa più importante, e la capacità di un'azienda di riuscire a mantenere la rete glutinica e proteica in una quantità equilibrata e quindi non intaccare troppo il sapore della pizza e può essere troppo, diciamo, pesante. La farina è un elemento abbastanza semplice, se ci pensate, amide e proteine, e la magia, insomma, come Massimo penso già l'ha spiegato, è che la combinazione con l'acqua forma la glutenina. La lavorabilità di un impasto è data da due elementi fondamentali: la capacità degli amidi di dare una spinta estremamente forte e quindi di far favorire una lievitazione e quindi un impasto molto soffice, e questo è dovuto a più elementi. Il primo elemento è dovuto alla qualità intrinseca dell'amido del grano che viene selezionato, perché ricordiamo che le farine
diciamo, nel nostro caso sono prodotte con prevalentemente miscele di grani, proprio per poter riuscire a prendere il meglio da alcuni grani, e poi secondo dal metodo di macinazione, perché un basso danneggiamento degli amidi ti permette uno sprigionamento dei gas nel tempo, e quindi ti permette di allungare bene la lievitazione, di avere una spinta sufficiente per conservare bene l'elasticità del panetto e soprattutto per conservare, diciamo, anche il colore della pizza in cottura. Questa cosa abbinata a un glutine che dopo parecchie ore di lievitazione, ecco, riesce a reggere la propria capacità, quindi di donare al pizzaiolo la capacità di stendere l'impasto, non romperlo, perché quando lo va a condire con vari, diciamo, elementi sulla pizza, ovviamente è un impasto che deve reggere la forza del peso degli elementi che gli ingredienti che ci mettiamo sopra. Tutto questo farlo, diciamo, richiede una conoscenza profonda, un'attenzione importante dai grani che si utilizzano, la tecnica di macinazione, e quindi, diciamo, soprattutto poi dal pizzaiolo che tipologia di lavoro vuole fare. Tutta questa combinazione rende poi alla fine, diciamo, l'impasto che vediamo qui lavorare. Questo è frutto proprio della rete glutinica che si sta formando, una rete glutinica che si forma in circa 20 minuti. Vedete, Paolo sta insistendo perché si deve ben idratare tutta la farina, che deve avere una giusta grammometria calibrata, che è un altro elemento importante per l'assorbimento dell'acqua quando viene inserita. Quindi grazie dell'intervento, grazie per essere venuto, buonasera a tutti. Allora, noi un paio di anni fa abbiamo iniziato questo percorso, diciamo, con l'Università di Napoli, proprio per selezionare prodotti e aziende che fanno appunto prodotti idonei alla pizza napoletana. Sicuramente l'azienda Caputo è stata una delle prime che è entrata in quest'albo, e quindi io volevo dare ad Antimo, diciamo, questo piccolo riconoscimento, diciamo, per il 2013, a lui e alla sua azienda, chiaramente a suo padre, a suo zio e suo cugino, che, diciamo, appunto, mi sono dimenticata, va bene. Dopo questa pausa e la descrizione che ci ha fatto il nostro amico Antimo, i ragazzi hanno finito l'impasto, quindi che cosa ne è uscito fuori? È uscito fuori un impasto morbido, omogeneo, che adesso deve crescere, quindi deve lievitare tutto ciò che è stato messo internamente. Rimane qui così per un'oretta con un panno umido sopra. Poi dopo si fanno delle palline da 200, 220, 250 grammi e si lascia per ancora qualche oretta, due orette. Dopodiché facciamo tra 2 più 1 più 5, arriviamo a 8 ore di lievitazione. Dopo 8 ore di lievitazione l'impasto, la pizza è pronta per essere messa nel forno. Grazie. Questo non vuol dire che adesso dobbiamo aspettare 8 ore per lavorare, perché noi questo lavoro già l'abbiamo fatto, per fortuna. No, quindi comunque, per dire che dietro alla pizza che arriva nel nostro piatto c'è tantissimo lavoro, diciamo, adesso in parte la fatica si è ridotta con l'impiego di macchinari che agevolano, comunque c'è tanta fatica di cui spesso ci dimentichiamo, perché è molto facile poi criticare chi sta nel campo della ristorazione quando sbaglia qualche cosa, però ricordiamoci sempre che c'è tanto lavoro dietro, che magari può essere migliorato, però insomma comunque va rispettato in ogni caso. E io direi allora di andare giù e cominciare a preparare, adesso deve arrivare la bruschetta. Nel frattempo, sì, se qualcuno vuole fare qualche domanda, approfittando che sono ancora qui, oppure conservatele per la fine della serata e gliele facciamo. Forse conviene che scendano adesso. Ma invece approfitterei di... Sì, andate voi giù e... Adesso arriva la bruschetta, giusto? Invece approfitterei di Maurizio Allaria, che... Vito, la tua presenza, non equivochiamo. Tu sei responsabile dell'area sud della campagna del gruppo Radeberg. E dunque stasera abbiamo ben 3 birre. Adesso la prima è la DAB, e poi quindi direi di cominciare a raccontare, insomma, a descrivere in sintesi con la storia del gruppo, una cosa veloce. Dopodiché cominciamo a parlare delle caratteristiche delle prime 2 birre, mentre l'ultima ce la conserviamo poi in un secondo intervento. Grazie. Buonasera a tutti, portiamo innanzitutto i saluti del nostro presidente, io mi sostituirò a lui.
la birra, cioè il nostro gruppo birrario è antiche origini. Ha detto Laura di non essere d'accordo, però le bruschette sono previste dalla mezzanotte. È un gruppo privato, l'unica famiglia privata che possiede questo gruppo con 15 fabbriche di proprietà, tutte su falda acquifera. Quindi raccontando un pochettino quello che è l'importanza dell'acqua, come lo è per la pizza l'acqua e il lievito, ci accomunano infatti queste due cose, sicuramente un sinonimo anche di qualità. La prima birra che proveremo è Dab, diciamo la Dab è la birra sulla quale il gruppo sta investendo più, diciamo, più risorse, in quanto diciamo un brand forse anche più conosciuto degli altri. Allora, gentilmente però, come avete fatto silenzio fino ad ora, vi pregherei di ascoltare, perché le birre che assaggerete è il caso di, insomma, di conoscerle un po' meglio, quindi vi pregherei di ascoltare Maurizio Allaria. No, se no vi facciamo mangiare senza birre, quindi voglio sapere dopo come andrà a finire la cosa. Quindi stavo dicendo, il nostro gruppo diciamo, è proprietario di tante fabbriche e quindi anche di marchi di birra. Quello che stasera berremo in prima, quindi in accompagnamento alla pizza forse più tradizionale, la Dab. La Dab si associa bene anche ad altre tipologie di alimenti, quindi può essere anche un pesce per esempio, perché ha delle doti particolari, è molto digeribile. Io dico sempre che un prodotto, al di là di quello che uno racconta del prodotto e della materia prima eccetera, deve piacere. Cioè il percorso della piacevolezza è quello, è il palato, al palato non si può mentire, né tantomeno poi all'apparato digerente. Quindi voi stasera, sicuramente le pizze sono fatte a regola d'arte, quindi con la giusta lievitazione, tutta una serie di crismi, la nostra birra vedrete che un bicchiere chiamerà l'altro. Cosa significa questo? Che la birra è buona, la birra è digeribile. Quindi sicuramente io non vorrei dilungarmi, poi se abbiamo delle domande da fare io sono ben lieto, diciamo, il mio lavoro quotidiano porta a questo, cioè porta all'informazione, magari noi non siamo molto pubblicizzati come gruppo, però il ristoratore di qualità, il pubblico di qualità, che oggi è sempre più attento, io vedo molte persone che vengono a frequentare dei corsi, corsi di degustazione, corsi AIS e quant'altro, sono molto più informati rispetto a prima. Quindi anche quando voi andrete dai ristoratori, cercate di essere anche più esigenti, cioè nel senso nella richiesta di un prodotto di qualità, perché se uno, diciamo, magari paga un conto oppure vuole, ha una richiesta particolare, è giusto che poi beva. La Dab è cruda, cruda che cosa significa? Significa non pastorizzato, quindi un prodotto quando diciamo ha delle caratteristiche di non pastorizzazione è più naturale possibile, un po' come si faceva un po' con il latte, no? L'esempio classico. Noi riusciamo a non pastorizzare la nostra birra proprio perché partiamo dalle materie prime selezionatissime, quindi luppoli di altissima qualità, malti altrettanto, però tutto questo deve, il processo produttivo, quindi di fermentazione, la trasformazione, come dicevo un po' anche per la farina, nell'amido, in zucchero e alcol, avviene completamente. Quindi si porta a termine questa fermentazione, il che risulta, diciamo, idoneo prodotto proprio per essere imbottigliato. Con una tecnica particolare, perché oggi se non hai tecnologia, il prodotto buono non viene, è inutile che ci giriamo intorno, i nostri fusti, le nostre birre, le nostre lattine vengono saturati di CO2, dopodiché vengono riempiti dalla birra, quindi in un contenitore completamente asettico. Quindi quando in un contenitore completamente asettico inserisci un prodotto qualitativamente altissimo e poi tappi, chiudi, questo prodotto si mantiene più a lungo. È inutile dire no, vabbè, ma quello non è possibile che ha tutta questa scadenza non essendo pastorizzato. No, si può avere, basta avere la giusta materia prima e la giusta tecnologia. Poi lo proverete nel bicchiere sicuramente. La cosa che vi consiglio sempre, bicchiere fresco, bicchiere ben lavato, il brillantante è un nemico della schiuma, attenzione, non so stasera, non mi permetto di entrare nel merito, però se vogliamo godere appieno delle caratteristiche, dei profumi della birra, basta sciacquarlo con un sapone nero. Poi dopo versatela, sgasando la birra e facendo il giusto cappello di schiuma. Un po' di tempo fa quando si andava nei pub, nelle birrerie, no ma mirate solo schiuma, era quello che io sentivo, ormai sono tanti anni, si pensava come se il ristoratore ti volesse, diciamo, prendere in giro, volesse approfittare, invece no, forse il ristoratore, qualche ristoratore dell'epoca era già più evoluto. Oggi la schiuma è importante, il cappello di schiuma è necessario per conservare i profumi ed evitare la rapida ossidazione. La pizza tarda a venire, ma forse anche pure la Dab tarda a venire, io non so Laura, l'ordine di scaletta e chi dobbiamo dire.
perché poi sentiamo parlare di birre, non arriva forse di birre. No, noi abbiamo fatto un controllo qualità prima, non vedete quello che abbiamo bevuto prima, ma era giusto una cifra. Quindi il primo abbinamento è con la DAB. Invece diciamo due parole già sulla. La seconda birra invece è una Weizen, è una, si chiama Schoeferhofer. No, è la E, perché mi diceva la mia amica Daniela che. Daniela, dilla tu che la dici meglio. Schoeferhofer. Lo vedi? Daniela è assunta. E quindi no, invece è una Weizen, quindi è con caratteristiche diverse che vogliamo illustrare. La Schoeferhofer, anzi questa è una new entry per quanto riguarda le serate, l'ultima serata alla quale mi è capitato di partecipare avevamo solo due tipologie di birra. Forse la Schoeferhofer per le sue caratteristiche può anche essere bevuta all'inizio, perché è una birra con un punto di amaro molto basso e quindi approccia facilmente, qualche persona non beve la birra perché dice che è amara, questa qua poi la vedrete, però l'abbiamo abbinata egregiamente. La nostra Weizen viene prodotta quasi ai confini della Francia, quindi si è meritato l'appellativo di Champagne delle Weizen. Perché questo? Per questa bella frizzantezza che ha, questi bei profumi e poi per la bella schiuma. Sempre vale il proverbio di saperla versare. Versatela per tre quarti, dopodiché l'ultimo quarto va agitato nella bottiglia perché c'è un sedimento di lievito e poi lo versate in un colpo solo nel bicchiere. Non esce fuori, non vi preoccupate, il bicchiere è calibrato. E così vedete questa bellissima schiuma compatta che fa la nostra Weizen. È un po' anomala rispetto alle altre Weizen che vengono prodotte in Baviera. La Baviera è la patria proprio delle Weizen. Però abbiamo delle Weizen molto più acidule. Forse il pubblico della birra quando sente questo acidulo non ama. E quindi ho visto anche mettere la fettina di limone per attenuare un po' di. Questo secondo me è un grandissimo errore perché tu mischi il citrico con questa acidula e ne esce fuori qualcosa che secondo me ha, non ti dico disgustoso, di usare una parola giusta. Questa qua provatela in maniera naturale e vedete che cosa ne viene fuori. È un mix di frumento e malto dolce. Un 50% di frumento e di malto dolce. Il processo produttivo è sempre lo stesso per quanto riguarda la nostra tecnologia, quindi base di materia prima selezionata, eccetera, eccetera. Il frumento dà questa particolare frizzantezza, da questa torbidità che è proprio delle Weizen. Intanto ti ringrazio perché poi ti chiamo dopo quando facciamo il cambio birra. Sì, no, io invece volevo a questo punto illustrare quali sono le pizze, se mai arriveranno. No, vabbè, adesso tra l'altro è il momento del. È questa che sta adesso a vento. È del nostro amico Francesco, come diceva Paolo, ed è fatta con cicoria selvatica, pomodorini fiaschetti e olive cellinesi, quindi tutti prodotti pugliesi. Grazie. Come avete notato, appunto, la birra, questa seconda birra era la Weizen. Maurizio, se tu hai terminato, vorrei che invece cominciassi a presentare la birra che accompagnerà invece le ultime due pizze, e c'è la Robertus Cardinal. Che caratteristiche ha questa birra? Allora, non vi distraete innanzitutto quello che io dirò con quello che state bevendo, perché voi avete una confusione del palato. No, sto scherzando. L'ultima birra che stasera degusteremo si chiama Norbertus. Norbertus dà nome di un antico, diciamo, monastero che era al sud della Baviera e risale addirittura al 1600, che il gruppo Radeberger ha acquistato, è una delle ultime acquisizioni, e diciamo chiaramente gli ha portato la giusta tecnologia. Il successo delle Norbertus è stato un successo un po' anomalo, prima di parlare delle caratteristiche. Qualche anno fa infustammo una piccola quantità di Norbertus, sia chiara che russa. Solitamente il successo o la richiesta, diciamo così, in termini commerciali di un prodotto deriva sempre dalla bottiglia, cioè io vedo molta bottiglia in giro e chiedo la spina, magari questo lo vedo. Invece qua è successo il contrario, quindi sicuramente un successo molto molto più accentuato. Abbiamo fatto questo piccolo quantitativo di Norbertus in dei locali test, locali famosi. È stato subito un successo. Poi lo vedrete, perlomeno a chi piace la russa.
e c'è stata quindi una richiesta quasi immediata di avere la bottiglia, di come potessero, dici ma dove la trovo, dove la trovo, no, non esiste. È stata proprio una richiesta che noi abbiamo portato in Germania di imbottigliare questo prodotto. Infatti vedete una bottiglia particolare, una bottiglia tappo meccanico che avvicina molto quello che è il concetto dell'artigianalità. Io non ho capito bene il concetto di artigianale, che cosa significa, però insomma diciamo che è artigianale, è una piccola quantità forse di mille prodotto, la vedrete. Questa qua rossa, in particolare, la Norbertus, diciamo, io ho dato un po' di carte della birra, attualmente sono 6 tipologie, disponibili, 5 tipologie disponibili anche alla spina. Quella che berremo stasera, quindi abbinata sicuramente a delle pizze con dei gusti un po' più importanti, quindi è anche la Norbertus, c'ha un alcol un po' più importante anche per sorreggere, diciamo, da non essere così sopraffatta dalle pizze che berremo, è una birra rossa, si chiama Cardinal. E dopo magari giudicherete voi dopo la degustazione. È prodotta, come dicevo, giù in Baviera, ai confini quasi dell'Italia, un piccolissimo birrificio, è un paesino solamente che vive di agricoltura e forse l'unica fabbrica è proprio quella della birra, e abbiamo inteso portare la tradizione di questi monaci cistercensi, proprio perché il monaco era una persona che la dedica all'agricoltura, alla pastorizia, alla preghiera, quindi dedicava tutto il suo amore nella fabbricazione di qualche prodotto, poteva essere il formaggio, poteva essere la birra, poteva essere l'agricoltura, eccetera. Quindi berrete adesso una birra doppio malto, molti magari non tollerano questo doppio malto, invece vedrete la facilità di bevuta di questa birra. È un bel rosso quasi intenso e un bel profumo di malto. Grazie. Grazie Maurizio. Volevo chiamare qui Gregorio Iovine dell'azienda Euro Iovine, perché il piatto di benvenuto che avete assaggiato immagino che fosse con i suoi prodotti. Giusto Gregorio, erano i suoi prodotti quelli che abbiamo assaggiato. Quindi vogliamo un po' raccontare insomma la vostra realtà e che tipo di produzione. Allora abbiamo detto latte vaccino, non latte di bufala. Se ci ascoltate 2 minuti magari capite anche quello che avete mangiato. Buonasera, sono Gregorio Iovine dell'azienda Euro Iovine di Fretta Manciocca. Produciamo mozzarella di bufala e anche mozzarella per la pizza, diciamo, della vaccina. Stasera stiamo mangiando la mozzarella di bufala integrale, quindi solo latte di bufala, e la ricocchina solo latte di bufala. Niente, il fior di latte, sì. Adesso abbiamo mangiato solo gli ingredienti di bufala, certo, una mozzarella fatta in modo artigianale, con latte fresco ritirato tutte le mattine nelle aziende controllate da noi e lavorato in modo artigianale, cioè con un procedimento ancora all'antica, perché la mozzarella ha bisogno di essere trattata ancora in un modo, diciamo, artigianale, se no non si può chiamare mozzarella di bufala dopo, diciamo così. Dov'è la vostra azienda? Fratta Maggiore, in provincia di Napoli, penso che conoscono, diciamo, il paese. L'azienda si chiama Euro Iovine e lui è Gregorio Iovine. Grazie comunque. Allora, la prossima pizza è la Mastro Nicola, un classico praticamente, in cui appare il conciato romano, che è un formaggio dalle caratteristiche molto molto particolari, da un gusto un po' estremo, e chiamerei Salvio Cimmino a raccontarci un po' le caratteristiche sia del conciato romano ma anche dei pomodori del Pignolo di Casa Barone che tu poi rappresenti, insomma. Buonasera, sono Salvio Cimmino. Stasera ho il piacere e anche l'onore di rappresentare Le Campeste. Chi conosce l'azienda sa che Le Campeste trattano il conciato romano un po' come un figlio, quindi difficilmente delegano altre persone a rappresentare il loro prodotto. Quindi stamattina quando mi ha chiamato Manuel, ho detto ma sei sicuro che possa andare tutto così? Vai tranquillo.
Sì, il conciato romano, per chi non lo conoscesse, è uno dei formaggi più antichi che si producono in Italia. Conciato romano perché la concia è di epoca romana, è una ricetta antichissima che producevano già i romani, addirittura si dice in epoca preromana, i sannelli e gli etruschi affinavano e stagionavano il formaggio come adesso attualmente lo stagiona l'azienda agricola Campestre, che attualmente è l'unica azienda autorizzata alla produzione del conciato romano ed è anche l'unico presidio slow food per quanto riguarda la provincia di Caserta. Il conciato romano viene prodotto partendo da un latte di base o con di 90% vino, con una piccola aggiunta di latte vaccino. Si produce esclusivamente da latte crudo, quindi latte non pastorizzato, utilizzando caglio di capretto liquido. Dopo la rottura della cagliata, le forme vengono messe in fruscella e vengono salate per circa 12 ore. Successivamente la formetta viene messa in dei casali di pioppo dove viene lasciata essiccare per circa una quindicina di giorni. Dopodiché avviene la prima concia, che è fatta con acqua, con la colatura della pasta fatta in casa, la colatura delle pettole, quindi si crea sulla superficie uno strato di Hang. Poi vengono messe le formette, che sono contenute circa 200 grammi, in un'anfora di terracotta e lì avviene la concia, perciò conciato romano. La concia è composta da olio extravergine d'oliva di varietà Caiazzano, Casavecchia, sempre di produzione dell'azienda Le Campestre, timo serpillo, che sarebbe il timo selvatico, e peperoncino. Viene chiuso e viene lasciato a stagionare in totale assenza di ossigeno per un minimo di 6 mesi fino a un massimo di 2 anni. E il risultato, quando apriamo l'anfora dopo 6 mesi, è un'esplosione di profumi, di sapori molto molto intensi e molto persistenti. Sì, man mano che va avanti la stagionatura si intensificano. Ed è un formaggio molto difficile da abbinare, ottimo utilizzato anche in cucina. Sulla pizza vedremo adesso se viene dosato bene, è un grandissimo risultato, se non viene messo troppo copre tutti i sapori, quelli che sono della pizza. In effetti sì, sono sempre di più gli chef e anche i pizzaioli che stanno introducendo il conciato romano con in abbinamenti sempre più insoliti, perché di base è un formaggio difficile da abbinare, però invece alla fine si può sposare con tanti ingredienti che compensano poi il suo gusto estremo. Esatto, sì, utilizzando in cucina è molto più variabile l'abbinamento, con i vini, con le birre è un po' più complicato. Parlando di Franco Pepe, lui abbina il conciato romano con la confettura di frutta del Cilento, quindi lì abbiamo trovato un ottimo abbinamento con quella pizza lì. Con i fratelli Salvo le fanno con le cavaccelle, quindi sì. No, stasera non so cosa facciamo. Ah, ok, non è col mio casettano, esatto. Grazie, Salvio. Se fate 2 minuti di silenzio possiamo parlare dell'olio, se invece preferite concentrarvi sulle vostre conversazioni lasciamo perdere e lo rimandiamo a un prossimo appuntamento. A piacere vostro, diciamo. Mi sembra che ci sia un po' di tranquillità. E allora, insomma, io... è una mia battaglia un po' personale, perché l'olio è forse magari l'ingrediente meno considerato sulla pizza, quello lì considerato marginale, invece non è così, perché invece la scelta dell'olio è una cosa molto importante. Molte pizzerie purtroppo cercano di risparmiare in realtà pochi centesimi utilizzando spesso degli oli di semi miscelati con oli di oliva scadenti, tra l'altro, perché quel risparmio di pochi centesimi a pizza sembra che cambi le sorti del locale. In realtà non è così, perché scegliere un olio extravergine d'oliva, che è quello che dovrebbe esserci sulla pizza, comporta comunque un costo decisamente ridotto, perché su una pizza ne vanno intorno ai 6-7 grammi e quindi, insomma, in linea di massima il costo dell'olio è stimato intorno ai 10 centesimi. Quando si usa un olio scadente, che ovviamente è privo di sapore, magari si tende anche ad eccedere con la quantità e a metterne di più, quindi alla fine se uno va a fare due conti si accorge che
la differenza di costo è veramente irrisoria. Vi pregherei, cioè, insomma, vi invito a fare attenzione magari alle confezioni, alle boatte di olio che magari trovate all'esterno delle pizzerie, e quando vedete che sono quei grandi contenitori di olio di semi, magari boicottarle, perché vuol dire che quell'olio di semi ve lo siete mangiato insieme alla pizza che vi hanno servito a tavola e sicuramente non vi ha fatto bene allo stomaco. Niente, insomma, è chiaro che la scelta dell'olio è una scelta difficile, perché non tutti gli oli si prestano ad essere utilizzati sulle pizze, hanno caratteristiche molto diverse, come accade per i vini, ovviamente, non tutti i vini sono uguali, per gli oli ci sono diversi gradi di intensità, del gusto, e quindi è chiaro che il pizzaiolo dovrebbe fare comunque un lavoro di selezione e di abbinamento che magari non sempre è in grado di fare, però ci sono oli delicati che più o meno si prestano un po' a tutti gli abbinamenti, insomma, con le birre, con le pizze delicate, insomma, se uno sceglie degli oli da un gusto non troppo intenso, più o meno si può procedere abbastanza tranquillamente. Quindi badate essenzialmente, insomma, il consiglio che vi diamo, oltre a badare alla qualità degli altri ingredienti, prestate attenzione comunque anche alla qualità dell'olio quando entrate in una pizzeria.